Ciao a tutti, benvenuti e bentornati nel mio canale. Oggi sono qua per mostrarvi i miei acquisti del mese di marzo. In più vi mostrerò gli acquisti del Festival del Romis Italiano, il Friami, che c'è stato a Milano. In più i libri che mi sono fatta autografare, che ho portato da casa insieme ai vari gadget. Allora, i tre libri che ho preso al di fuori del free, scusate se sentite rumore, ma ho la finestra anche aperta e ho la strada di fronte chiusa aperta parentesi. Ho acquistato al libraccio Good Omens, Le belle e accurate profezie di Agnes Nutter, strega, edito dalla Mondadori, e io in pratica l'ho pagato 7,98 euro, costa sui 15 euro più o meno, penso, perché è coperto dal simbolo del braccio, e dietro c'è scritto: una favola dark e surreale, le cui lodi saranno cantate sino alla fine dei tempi da tutti, devoti e dannati. Invece alla Mondadori ho preso l'ultimo capitolo della Dream Series, cioè il terzo e ultimo volume, cioè Final Offer, un'offerta per due di Lauren Hasher, edito dalla Allwill Publishing, fatto così, e tra un capitolo e l'altro, ogni capitolo all'inizio, ci sono questi qua, c'è questo disegno, e all'inizio c'è anche una playlist. Invece l'altro, ho colto l'occasione per acquistare un libro di Einaudi al 20% e ho preso Il ladro di anime di Sebastian Fitzek. Questo da 13 euro l'ho pagato 10,50 euro, 10,40 euro più o meno. Adesso passo agli acquisti del free, in totale ne ho comprati 6. Allora, prima vi mostro i libri che mi sono fatta autografare, e sono di 8, sono riuscita a farmene firmare 5, perché quando sono arrivata al tavolo della Salani, la Foster non c'era già più, quindi non sono riuscita a farmi autografare i primi tre volumi di 6 della saga dei fratelli Harrison, ma ho beccato altre autrici. Allora, i primi due libri che mi sono fatta autografare sono della Garzanti e sono della Rita Nardi. Allora, il primo è Il narratore di storie, questo qui, e questo è l'autografo. E poi Liberi come la neve, anche questo autografato, e insieme a questo qua mi ha messo dentro, oltre all'autografo, questo qui, che è il simbolo del prossimo libro che uscirà, che è il seguito dei Liberi come la neve, che è Liberi come il vento, e mi ha dato anche questo insieme, e questo del narratore di storie, e anche questo è autografato. Poi mi sono fatto autografare lui da Erin Doom, che è il Fabbricati di lacrime, fatto così, e i due della Rokia, che ho questi due qua. Allora, uno è The Truth Unlocked, scusatemi la mia pronuncia inglese, La verità nascosta, questo qua, e Sindrome, e anche questo è autografato. Poi, per il fatto
tanto sistemo libri da una parte. Per quanto riguarda gli acquisti invece, ho acquistato questa con la copertina in edizione limitata, che è Lady Bride e Mr. Prejudice di Bianca Marco Nero. Questo qua dietro mi è stato autografato direttamente lì dall'autrice. Questo è quando l'ho acquistato io, era il 56esimo su 150, perché la copertina in sé è rosa, fatta così. In più al suo interno ho questo qui, e adesso vi faccio vedere anche l'autografo dell'autrice al suo interno, questo qui. E dopo io sono andata intorno alle 2 più o meno, circa le 2, e dopo un po', dopo anche mezz'ora, ho visto che erano finiti i libri, in pratica. Poi sono passata da Nicole Teso e ho acquistato il suo ultimo libro, cioè Blending Love, questo qui. E al suo interno gli ho fatto l'autografo, ed è fatto così. Allora inizio così, poi così. Comunque è fatto veramente bene. In più ci sono qualche disegno qua e là, e ogni capitolo è fatto così. Vediamo se trovo qualche altro disegno fatto così. Insieme a questo mi ha dato questo qua. Allora, a parte i segnalibri che mi ha dato, c'era anche questo, però la mia amica me l'ha detto dopo che c'era anche questo, però ormai avevo già acquistato quello. Poi questo, e poi questi due, e questo dell'ultimo libro. In più questo qua, e dietro ci sono i libri che sono usciti dell'autrice, e questo in pratica all'interno è fatto così. Questo è di poche pagine, di 7 pagine, è fatto così. Poi ho acquistato Heart di April K. Jones, questo qui. Questo sono andata come Blending Love, sono andata a sentimento, perché mi piacevano le copertine, quindi sono andata a sentimento, e poi anche per la copertina. E poi dietro c'è scritto: saprai resistere al suo richiamo. Sono molto curiosa di leggerlo, perché è il primo libro che leggo dell'autrice, che leggerò dell'autrice, e anche questo è autografato. Poi passiamo agli ultimi tre, che è una trilogia, e sono della Monica Peccolo, questi qua, che fanno parte del Mandala Series. Allora, il primo è Il senso interno del tempo, poi Il senso di una promessa e il senso del nostro amore. E anche questi sono tutti e tre autografati,
questo. Poi questo qui, questo non so se si vede molto, si vede molto, e questo qui. E insieme a questi due, questa serie, mi davano gli altri due, uno era in omaggio, l'altro era compreso nel prezzo, che era Il mare guarisce e Niente come sembra, ma quei due io ce li ho già, quindi ho fatto mettere la dedica, uno per mia cugina e uno per la mia amica. Invece, collegati ai libri di Monica Peccolo, insieme a questi tre, lei ha creato queste borse qua con il suo nome. Poi, insieme alla borsa, al suo interno c'era questi qua, che questo li userò come segnalibro, insieme a questo che penso che sia tipo un lucidalabbra o burro cacao, qualcosa del genere, e penso che sia un tè, quello lì, della Pucca. E sempre della Pucca mi ha dato anche questi qua con due candele, una è rosa e una è lilla. Poi mi ha dato anche questo qua, questa candela con il cuore, e questo, che la candela è arancione. Poi mi ha dato tre sacchettini con dentro i post, questi qua penso che si chiamano post-it, lo stesso, o segnalibro. Allora, uno è della varietà del azzurro con questo portachiavi qua. Poi questo qua con il questo qua del collegato alla serie, con questi che sono rosa, e poi lilla, questi qua sfumature di lilla, in più questo qua che penso sia sempre un portachiavi collegato alla trilogia. E poi mi ha dato questa pochette che c'è dentro, oltre la matita ci sono anche dei stickers collegati ai libri, infatti, che sono questi qua. E poi ho qua da mostrarvi l'ultimo segnalibro, che è questo, dell'autrice, no, stavo scherzando, qua ci sono più autrici, ma il qua dietro c'è scritto della Reading Love Publishing, questo qui. Comunque qua c'è scritto, sono varie autrici. Con questo concludo il video. Spero che non vi abbia annoiato e ci vediamo al prossimo video.